grosso applauso per i tre finalisti che sono in ordine alfabetico e basta, perché ripeto, neanch'io che poi vi dirò chi è, so il vincitore, ovvero Brizzi Edoardo, Galeotti Angelo e Galli Sauro. Ecco il vincitore. In questa busta è contenuto il nome del vincitore che adesso andrò a scoprire. Che dire? Solo nome e cognome. Edoardo Brizzi! Ha vinto di 5 o 6 voti, su centinaia di voti, e la bilancia l'ha fatta i grandi votatori, ovvero quelli che hanno già vinto e sono il medagliere, che a quel punto portavano in dote 3 voti per ogni votazione. Comunque, complimenti a Edoardo, complimenti a Angelo Galeotti, complimenti a Sauro Galli. Allora, il Reme d'Oro di Viva il Giglio, che è gigliese, sa cos'è. È un ricordo di Giuseppe Cataldo, e a me non è facile ricordarlo per un problema anche di affinità parentale, e quindi ricordarlo per me è un po' è difficile perché mi vede il nodo in gola, e quindi trasformiamo questo momento di ricordo, di tristezza di Giuseppe, che ha vinto tanti pali, che ha solcato quelle corsie in un modo che solo lui sapeva fare, l'abbiamo trasformato, grazie alla famiglia Cataldo, in un premio molto molto ambito tra i vocatori. È un premio d'oro, è il Reme d'Oro su cui verrà scolpito il nome quest'anno del 2022 di Edoardo Brizzi, che tanti anni finalista, ma era sempre arrivato a prenderlo, e ora quest'anno ce l'ha fatta. Bravo Edo, bravo Dodo. Ecco, ricordiamo in un grande applauso Giuseppe, perché penso che se lo merita. Allora, io passo la parola al vicepresidente, e una parola poi a Edoardo, poco a lunga, perché perché c'ha gli occhi lucidi, quindi parli poco. Quindi, oltre al premio offerto dalla famiglia Cataldo, abbiamo anche un grande gadget offerto da Giglio News, il nostro partner, insieme a Isola del Giglionet, che ha aiutato e ci ha aiutato, supportato per questo tipo di attività, iniziativa. Bene, bravo Dodo, grazie. Ora ci piglia Augusto, sta sul palco, poi allontano. Dici due parole però, Allora, intanto volevo ringraziare la famiglia Cataldo, che io ho sempre adorato, perché ci siamo sempre voluti bene come famiglia. Poi volevo fare un grosso saluto a Giuseppe, che da lassù, col suo faccione sempre sorridente, sarà stato contento oggi nel vedere questi ragazzi che hanno fatto un palio stupendo per onorarlo, per far vedere quanto è bello il Giglio e per quanto va onorato per il palio San Lorenzo che questi ragazzi ci hanno fatto vedere oggi. Io dovrei ringraziare tutti, perché mi avete votato in tantissimi, lo so, però voglio dire una cosa sola, sarò l'unico, penso, che ha fatto 12 pagli e non ha mai vinto, però ha avuto il premio più bello del mondo, questo. Ora vi saluto, grazie di tutto. Bravo Edoardo. Bene, ora passiamo all'assegnazione di un altro importante riconoscimento, che è una medaglia d'oro in ricordo di Franco Orlandini.